Se le gru svettano nel cielo aquilano moltiplicandosi di numero, rendendo evidente che la ricostruzione del centro storico procede finalmente a ritmi sostenuti, c'è una città invisibile e sotterranea dove invece la ricostruzione deve ancora cominciare. Quella che deve dotare di sottoservizi, ovvero fogne, tubature dell'acqua e del gas, cavi della corrente elettrica, gli edifici pronti e chiavi in mano. Già ora denuncia il sindaco Massimo Cialente, molti negozi non possono riaprire, molti troppi residenti non possono tornare a casa loro e il problema non viene affrontato ancora con l'urgenza che merita, visto che i lavori sono ancora al palo e dove invece si sta realizzando il tunnel intelligente su Via Sallustio, i lavori sono frenati dalle continue scoperte di reperti archeologici. Contemporaneamente noi dobbiamo dare i sottoservizi a quegli edifici che all'inizio macchia di leopardo sono stati realizzati con il meccanismo della sovrintendenza, ma adesso, male siamo... Rimettendo a posto. Abbiamo trovato una soluzione che io ho consigliato e che è stata accolta: che quella è inutile che aspettiamo di fare sottosolidizzo, se no arriviamo fra un anno in alcune strade. Ma per ora si mettono dei tubi di plastica con i che non generino, magari a 10 cm sottoterra e si porta. Il problema è il gas, perché il gas, è come lei sa, al di fuori del tunnel perché non ci può stare insieme. Però adesso c'è il problema e si devono coordinare il progetto di sottoservizio con quello del gas. Il tutto poi deve passare al Comune dell'Aquila, che rilascia l'autorizzazione. Insomma c'è un cortocircuito, sono mesi. E in concreto, questo cosa pronto. significa? Ci sono delle abitazioni pronte, uh, ci però sono, no, 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 sono vuote: abitazioni pronte e negozi pronti. Sono anche pronti dei negozi. Io l'altro giorno, qua, il tragitto dalla regione alla villa, al mio ufficio a Quattro Cantoni, sono stato fermato da sei persone. Con questo problema, me ne ho incontrati 10. Quindi adesso convocheremo un'altra riunione. Metterò ancora intorno a un tavolo il Sasso Acqua, il Comune dell'Agura e l'Enel Gasse. però insomma, questa è una situazione che si deve trovare una soluzione. È chiaro che noi ci dobbiamo percorrere strade nuove, cose mai successe prima, cioè, però non si può neanche fare che non si trovi una soluzione.